Ragazzi, nel video di oggi vi dirò qual è il segreto che utilizzo, la tecnica che utilizzo per investire e comprare, per trovare il momento giusto per comprare il mercato delle criptovalute, dei mercati finanziari. Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video dedicato al mondo del trading. Oggi parliamo di criptovalute. Sono Marco Casario, prima di tutto benvenuti nel mio canale se è la prima volta che vi collegate. È stata una settimana veramente piena di densa di novità, perché siamo usciti dalla torbida situazione che lo spin-off di Bitcoin, è il navigatore questo, tra Bitcoin e Bitcoin Cash ci ha portato. È stato un successo il fork, perché è andato tutto quanto liscio. Bitcoin Cash ha dimostrato di avere le gambe e adesso è in un momento di flessione, ma la notizia importante, quella di oggi, è che Bitcoin ha rotto i suoi massimi di sempre, ha creato dei nuovi massimi, infatti è andato oltre i $3,000. Ho visto pochi minuti fa il grafico, stava intorno ai $3,200. È una notizia incredibile, perché è da inizio anno che stavamo aspettando che i Bitcoin riuscisse a rompere i massimi e soprattutto a superare il livello dei $3,000. E questo è un momento importante perché Bitcoin, lo ha detto un personaggio piuttosto importante, vi lascio il link sotto a questo video, cerco di andare a rimediare l'articolo che ho letto, forse era un'intervista, probabilmente l'ho letto su Twitter. Però è stato detto che Bitcoin ha dimostrato la sua maturità e soprattutto ha dimostrato di essere una criptovaluta che è qua e qua vuole rimanere, quindi non è stata spazzata via da Bitcoin Cash o dal fork o dai suoi problemi di scalabilità. Non solo, sembra proprio che l'annuncio di voler adottare il Segwit per diciamo portare il blocco la dimensione dei blocchi, scusate, a 2 mega, sapete del limite di 1 mega di Bitcoin che c'è sempre storicamente stato, e così è nato fin dalla sua prima apparizione, e con Segwit si passerebbe a blocchi di 2 volte superiori, quindi di 2 megabyte, e anche questa notizia ha evidentemente portato gli investitori, i trader, a voler continuare ad investire su questa valuta. Voglio dire ancora 2 cose in questo video di oggi, prima che arriviamo al locale dove ci stiamo recando. Una è una domanda che mi viene spessissimo fatto: quando è, Marco, che a te piace acquistare? Questo è il momento giusto per acquistare criptovalute? Questo è il momento giusto per acquistare Ethereum, per acquistare Bitcoin? È una domanda, immagino, che nei prossimi giorni mi verrà fatta, lasciata qui tra i commenti di YouTube o fatta in email. Vi dico una cosa, credo che ormai, se seguite il mio canale, lo dovreste sapere, ma perché è veramente una cosa banale, la sanno tutti, ma spesso viene sottovalutata. E sono sicuro che la sa anche la mia ragazza. Adesso facciamo una prova. Quando è che si fanno gli affari? Gli affari, i soldi si fanno quando si comprano, quando si vende. Avete visto? Ormai la sanno tutti. Gli affari in qualsiasi campo, non solo nel campo, nei mercati finanziari, nel campo quindi del trading, anche nel campo immobiliare per esempio, gli affari si fanno quando si compra, mai quando si vende, quindi bisogna cercare di comprare al miglior prezzo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che io, per mia politica, e guardate bene ragazzi, questo non è un consiglio, non vi sto dicendo quello che dovete fare, vi sto dicendo quello che faccio io. Quindi è quello che fa Marco Casario, ma non perché l'ha inventato Marco Casario, ma perché è quello che ho imparato dai grandi di questo mestiere, primo fra tutti Rockefeller e Warren Buffett, che questa cosa l'hanno ripetuta fino ad essere esausti. Addirittura Rockefeller disse: gli acquisti si comprano azioni sul mercato azionario appunto quando scorre il sangue per strada, quindi vuol dire quando sta tutto crollando. Perciò
La mia regola è mai comprare quando il prezzo schizza e va verso l'alto, quando c'è grossa euforia, perché lì è il momento in cui comprano tutti, è il momento in cui c'è e appunto euforia, non c'è paura, e quando non c'è paura la gente che fa? Tende ad acquistare, tende a comprare, perché pensa che lo stanno facendo tutti, lo faccio anche io, pensa che quel mercato sta andando bene. Il problema è di comprare quando stanno tutti comprando è che potreste comprare al prezzo che poi non è il prezzo migliore. Potreste spuntare un prezzo migliore se magari aspettate semplicemente qualche giorno, aspettate che questa euforia svanisca, aspettate che ci sia una flessione, che è nel mondo delle criptovalute soprattutto è assolutamente fisiologica. Vi basti pensare che settimana scorsa, ragazzi, Bitcoin ha toccato i $1,960, oggi sta a 3,200. Se aveste acquistato poche qualche giorno fa, una settimana fa circa, l'avreste preso sotto i 2000 euro, avreste già fatto praticamente il 50%. Oh, scusate, c'è il sole che ogni tanto arriva e mi vedete male. Insomma, la mia regola è mai comprare quando sta schizzando tutto in alto. Quindi adesso, per quanto riguarda Bitcoin, visto che io Bitcoin me ne compro sempre un pezzettino ogni mese, quando ho un po' di liquidità che mi avanza prendo e compro Bitcoin, sempre in un'ottica di diversificazione del proprio portafoglio di criptovalute. Aspetterò una flessione, quindi non mi chiedete se questo è il momento giusto per acquistare, perché una volta per tutte vi dico, la mia regola è acquistare quando il mercato fa una flessione. E poi sta a voi darvi una regola e capire quanto deve essere grande questa flessione. Deve essere una flessione del 5%, del 10%, del 15%, del 20%. Io, a seconda del mercato su cui opero e su cui ho intenzione di fare investimenti, mi sono dato delle regole in modo tale che so perfettamente nel momento in cui si verifica una flessione, quindi un momento ribassista di quel mercato di alcuni punti percentuale, io so che devo entrare. Di nuovo, ragazzi, questa è la mia strategia, sono le mie regole inserite all'interno di un portafoglio di investimenti ben ampio, dove non ci sono solo le criptovalute. Voi sapete che io vengo dai mercati tradizionali, quindi dal trading fatto sui mercati finanziari tradizionali, mercati delle materie prime, mercati azionari, mercato del forex e così via, con vari strumenti tra l'altro. Quindi per me le criptovalute sono una delle diversificazioni che uso per fare trading. Detto questo, e questo disclaimer che ho voluto fare e che mi sembra assolutamente necessario, un'ultima riflessione: che ne sarà di Litecoin adesso? Adesso che c'è Bitcoin Cash, che ha dimostrato di avere gambe, di essere quindi di poter continuare a stare sul mercato, e Bitcoin Cash, non ci dimentichiamo, è nata per risolvere i problemi di scalabilità di Bitcoin. Litecoin nacque proprio per queste motivazioni. Perciò mi domando, ma adesso che Bitcoin sta andando, Bitcoin Cash è nata e questo fork è andato bene, Litecoin che fine farà? Voglio lasciarvi con questa riflessione. Per ora Litecoin si è comportata benissimo, addirittura sta intorno ai suoi massimi, sembra di averla vista intorno ai $43-44, quindi si sta comportando bene, ma la voglio sicuramente tenere d'occhio nei prossimi giorni, perché ovviamente ho investito anche una parte del mio portafoglio in Litecoin, e quindi voglio andare a vedere che fine fa. Ragazzi, per questo episodio è tutto. Come al solito, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, se vi è piaciuto il video fate clic su subscribe in modo tale da essere avvisati ogni volta pubblicherò un nuovo video. Ormai ne pubblico praticamente uno, addirittura in qualche giornata riesco a pubblicarne due al giorno. Noi ci vediamo prestissimo, siamo praticamente arrivati, stiamo cercando parcheggio e come sapete a Roma non è facilissimo, e ci vediamo presto. Buona serata a tutti, ciao.